Grazie innanzitutto a tutti e a tutte per essere qui questa sera, una delle poche serate di sole che ci ha regalato maggio, la passate in questo scantinato con i ragazzi di Sottosopra. Vi ringrazio ancora e tenterò di esporre brevemente i temi che tratteremo questa sera con Andrea Zoc e Lea Ivi, e introdurremo anche i due relatori. Questo è il dibattito, diciamo, conclusivo del blocco tematico sulla sovranità. Sabato abbiamo parlato appunto di sovranità e spazi di democrazia. Questa sera cercheremo di parlare di Stato, cosmopolitismo e di democrazia ancora, cercando di interrogarci a proposito del ruolo della sovranità all'interno soprattutto del piano politico sovrastatuale e sovranazionale. Se questa deve essere uno strumento per creare democrazia oppure se è un ostacolo per la creazione di spazi di democrazia a questo livello. Per farlo, appunto, alla destra del tavolo abbiamo con noi Lea Ivi, la quale è docente di teoria politica presso la London School of Economics e professore associato in filosofia presso la l'Australian National University. Il dibattito prenderà il via da una delle sue ultime pubblicazioni, che è Stato e avanguardie cosmopolitiche, pubblicato in Italia nel 2015 dalla Terza. Quindi il dibattito, la base, il punto di partenza saranno appunto le tesi di Lea Ivi. A discuterle con lei Andrea Zoc, al centro di questo tavolo, il quale è professore associato presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ed è in particolare docente di antropologia filosofica e filosofia morale. Le pubblicazioni del professor Zoc non riguardano direttamente questo argomento, ma appunto per nominare le ultime possiamo citare Identità della persona e senso dell'esistenza, pubblicato da Meltemi nel 2018, Libertà e natura, fenomenologia e ontologia dell'azione, pubblicato da Mimesis nel 2017, e infine Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo, pubblicato da Yakabook nel 2006. Appunto, come detto prima, il dibattito partirà da Lea Ivi, alla quale cedo immediatamente la parola. La questione è appunto il concetto, la sua concezione esposta nella sua ultima pubblicazione di cosmopolitismo, in particolare attraverso quella che può sembrare una sua categoria, cioè quella delle avanguardie cosmopolitiche. Chiederei a Ivi di introdurci le tesi della sua ultima pubblicazione e esporre la sua concezione di cosmopolitismo. Grazie. Benissimo, va bene, grazie mille dell'invito, grazie a tutti di essere qui. Inizio con una scusa, sono tanti anni che ho lasciato l'Italia e non ho fatto dibattiti, presentazioni da 10 anni almeno, 15 anni, quindi mi scuso se dovessero mancarmi le parole o non riuscissi a esprimere le tesi in modo adeguato, spero che mi aiuterete tutti a farlo. Dunque, il mio libro Stato e avanguardie cosmopolite si inserisce in un dibattito anglosassone sul concetto di cosmopolitismo e prende le mosse da un dibattito tra cosmopoliti da una parte e difesi della comunità o comunitari dall'altra parte. Potrete anche chiamarli sovranisti, nazionalisti, insomma quello che uno preferisce. La tesi di fondo è che lo Stato-nazione è l'oggetto etico importante e la difesa dello Stato-nazione è una difesa morale, perché i rapporti associativi che troviamo all'interno dello Stato-nazione sono difficili da replicare a livello globale e quindi l'idea di moralità, di eguaglianza, di libertà, che noi troviamo a livello astratto, difeso nel liberalismo, nel socialismo, nelle tradizioni filosofiche e politiche,
trovano nell'eticità dello Stato, nell'idea di Stato-Nazione, la loro forma concreta più adeguata e perciò anche difensibile. E nel trovare questa espressione concreta a livello di istituzioni politiche, legali, eccetera, fanno anche sorgere rapporti etici tra cittadini che dovrebbero avere priorità quando si tratta di determinare i nostri obblighi, se per esempio quando dobbiamo decidere se dare la precedenza ai nostri concittadini oppure a persone che sono lontane in altre parti del mondo. E questo dibattito, questa difesa filosofica dello Stato-Nazione ovviamente ha conseguenze importanti per una serie di questioni anche politiche che affrontiamo tutti i giorni. Basti pensare in Italia, non so, il tema dell'immigrazione, uno degli esempi concreti in cui vediamo la questione del dovremmo dare precedenza ai nostri concittadini oppure dovremmo dare precedenza a persone che non conosciamo di altre parti del mondo, e appunto quando si tratta per esempio della difesa dei lavoratori e ci viene detto a sinistra che per esempio i migranti minacciano i lavori all'interno dello Stato-Nazione, che minacciano la posizione dei lavoratori domestici a livello dello Stato-Nazione, che minacciano certi diritti per i quali per esempio i sindacati hanno combattuto per tanto tempo, eccetera, eccetera, e che quindi abbiamo in un certo senso una responsabilità maggiore verso i nostri concittadini rispetto alla responsabilità che abbiamo nei confronti di altre persone di altre parti del mondo, che anche loro hanno ovviamente un status morale ma non uno status politico, a cui non dovremmo necessariamente dare priorità politica, e che appunto la priorità politica va data in un modo mediato dallo Stato. Questa è la tesi sostanzialmente filosofica del comunitarismo, e a questa tesi si contrappone una posizione cosmopolita sia dal punto di vista morale che dal punto di vista politico. Il cosmopolitismo morale ci dice che tutti gli esseri umani, a prescindere dalla loro razza, religione, etnia, nazionalità, hanno la stessa dignità, un'equa dignità morale, che sono tutti persone morali, e il cosmopolitismo politico ci dice che in un certo senso le istituzioni dello Stato-Nazione sono state anche loro superate, perché dovremmo dare la precedenza ai nostri fellow human beings, alle persone che sono esseri umani come noi in tutte le altre parti del mondo, quindi ai cosmopoliti. E quindi diciamo la parola d'ordine del cosmopolitismo è appunto che è il cittadino del mondo che deve avere la precedenza e non il cittadino dello Stato-Nazione. Il punto del mio libro e del mio intervento in questo dibattito è di difendere quello che io chiamo cosmopolitismo statista. E si chiama cosmopolitismo statista perché dal punto di vista morale io condivido la tesi di fondo dei cosmopoliti, per i quali, e che è anche un po' la tesi di fondo di tutto il pensiero illuminista, diciamo della modernità filosofica, che è appunto l'idea dell'universalità della persona, della dignità universale, dell'eguaglianza e della libertà, che sono tutti valori universali e che le persone hanno a prescindere dal loro paese di origine, a prescindere dal quale sia il posto, lo stato di cui sono cittadini. D'altra parte però riconosco ai comunitari che lo Stato-Nazione ha un valore importante politico, perché è il contesto in cui noi realizziamo gli obblighi giuridici e diamo forma mediata, concreta, politica agli obblighi giuridici, tramite due meccanismi che io sviluppo nel libro. Da una parte l'idea di sovranità popolare, che è quella che ci dice che tramite la partecipazione politica nella vita politica degli Stati-Nazioni noi diventiamo anche agenti democratici e quindi costruiamo un processo democratico di cui facciamo tutti parte e che ci permette di distribuire responsabilità politiche tra i nostri concittadini. E d'altra parte l'altro meccanismo che io chiamo l'educazione civica, che sono i percorsi culturali ed educativi tramite i quali questi obblighi politici diventano poi parte anche della vita culturale nazionale, della tradizione civica di questi paesi concreti. E io penso che è importante che il cosmopolitismo non rimanga un'idea astratta morale, ma che diventi una parte del percorso politico concreto degli Stati-Nazione.
E quindi la proposizione del cosmopolitismo statista, che è appunto la tesi che cerco di sviluppare nel libro, è che è importantissimo non rimanere a livello astratto della difesa della persona, dei diritti uguali di tutti, a prescindere dal paese, eccetera, ma che questi obblighi morali diventino anche obblighi politici. E visto che lo Stato-nazione è il contesto politico in cui noi distribuiamo responsabilità tra cittadini, è importante che questi obblighi morali diventino anche parte della vita politica di questi Stati-nazione, di questi particolari Stati-nazione. E quindi la tesi di fondo è che il modo giusto per riuscire a dare concretezza al cosmopolitismo è utilizzando i meccanismi dello Stato-nazione per sviluppare fini cosmopoliti. E per cui per questa via, diciamo, di un tentativo di rendere concreti gli obblighi del cosmopolitismo morale, si arriva alla difesa di quello che io chiamo le avanguardie cosmopolite. Chi sono le avanguardie cosmopolite? Sono gli attori nella società, movimenti sociali, sindacati, partiti politici, che sono convinti e si ispirano agli ideali del cosmopolitismo morale, ma che cercano poi di cambiare i meccanismi all'interno dello Stato per poter trasformare la vita politica degli Stati-nazione in direzione cosmopolita, sperando quindi di costruire un assetto istituzionale giuridico che vada oltre allo Stato-nazione e perché no anche arrivare al superamento dello Stato-nazione. Però l'idea di fondo è che, visto che la democrazia sostanzialmente viene mediata e resa concreta a livello degli Stati-nazione, con la partecipazione dei cittadini, e che è importantissimo avere anche la legittimazione da questi movimenti di protesta dei cittadini, dalle varie istituzioni tramite cui si esprime appunto la capacità di agire politica dei cittadini, è importante che il cosmopolitismo non rimanga una proposizione astratta, ma che venga a far parte della vita degli stati, della vita concreta degli stati-nazione, e che utilizzi i meccanismi che ci dà storicamente lo Stato-nazione per poter superare lo Stato-nazione, e che la via giusta non è invece di non considerare di essere indifferenti a questi meccanismi politici di legittimazione politica che otteniamo tramite lo Stato-Nazione, e di costruire per esempio istituzioni sovranazionali ai quali manca questo percorso di legittimazione democratica. Quindi l'idea di fondo è che anche se vogliamo avere istituzioni sovranazionali, anche se è importante parlare e discutere del superamento dello Stato, ci manca nel dibattito contemporaneo un meccanismo politico di legittimazione democratica di questo progetto cosmopolita, politico, che è anche sovranazionale. Questa è un po' la tesi di fondo del libro. Ringraziamo le Aidi anche per la chiarezza, quindi la premessa che di fatto ha posto in incipit è stata vanificata dalla chiarezza dell'esposizione, e ora passerei immediatamente la parola ad Andrea Zocche per una controparte. Sì, purtroppo. Buonasera, grazie per l'invito, grazie per la bella introduzione da parte della professoressa Ipi. E io ho letto con interesse il testo recentemente pubblicato da lei a Ipi, e diciamo il tipo di replica che vorrei provare qui è in parte basato su quello che è appena stato molto succintamente, naturalmente in questo contesto, detto dalla professoressa, e in parte un po' più consistente sulla scorta di quanto si ritrova facilmente, diciamo, nel testo stesso, laddove naturalmente le spiegazioni sono più articolate, necessariamente quindi con un'espansione, una capacità argomentativa molto maggiore. E dunque vi sono tre punti che di fondo che io ho delle difficoltà a condividere nel testo in questione, cioè Stato e avanguardie cosmopolitiche. E il primo punto riguarda l'identificazione di questo gruppo che viene definito come avanguardia cosmopolita, cosmopolitica. Nel senso che, allora,
la professoressa Ipi fa riferimento, ad esempio, in maniera molto anche letterariamente brillante all'inizio del testo, all'esempio di Guernica di Picasso e il ruolo, diciamo, in qualche modo di proposta e di diciamo, posizionamento politico progressivo che ha quell'opera e nella fattispecie Picasso nel contesto della guerra civile spagnola e così. Beh, è un esempio indubbiamente interessante, è un esempio che al contempo presenta tutti i problemi della questione, cioè in che senso Picasso fa parte di un gruppo, cioè la realtà, o almeno la mia impressione molto forte, e che qui non siamo di fronte affatto a qualcosa che a cui possa essere dato diciamo dignità di entità politica. Si tratta di una pluralità di individui che hanno, come dire, un posizionamento sociale in qualche misura privilegiato e che chi rappresentano? Beh, insomma, rappresentano se stessi, singolarmente presi. E quindi c'è un primo problema nel capire esattamente di chi stiamo parlando come entità progressiva. Gli stiamo attribuendo un ruolo reale o di un ruolo, come dire, un nostro wishful thinking, un desiderio di vedere rivestirsi di un ruolo specifico delle persone che in realtà di fatto però non lo rappresentano. In seconda battuta c'è un problema correlato, ovvero perché mai noi dovremmo credere che questa avanguardia cosmopolita debba avere un'agenda politica, diciamo così, progressista? Io trovo molta difficoltà a capire, cioè, l'esempio di Picasso va bene, d'accordo, però se guardiamo concretamente ai rappresentanti si tratta di ceti alto borghesi che legittimamente appartengono a gruppi che se proprio vogliamo strutturalmente dovrebbero far parte dei simpatizzanti del liberalismo o addirittura del neoliberismo per una ragione di fondo, perché si tratta delle istanze politiche che tradizionalmente hanno sempre promosso da un lato l'abbattimento dello Stato-Nazione o il superamento dello Stato-Nazione e dall'altro l'idea stessa di una mobilità generalizzata dei soggetti. Quindi in che misura dei soggetti che in qualche modo come collocazione naturale avrebbero quella di difendere posizioni liberali o neoliberali possono essere ritenuti plausibili portatori di un'istanza, diciamo, come vedremo tra poco, addirittura di radicale egalitarismo, perché questa è poi la tesi di fondo della professoressa Ipi. E quindi, diciamo, qui ci sono dei miei dubbi di fondo relativa alla prima questione, cioè chi è questa avanguardia cosmopolita, in che senso possiamo attribuirgli plausibilmente questo ruolo. E poi c'è una seconda questione, quali sono gli obiettivi, che questa premessa non sono stati esplicitati naturalmente per la brevità necessaria dell'esposizione, ma che invece nel testo sono eloquentemente trattati, gli obiettivi del, diciamo, che dovremmo in qualche modo ascrivere a questo gruppo. E l'ambizione di fondo che gli viene ascritta o, se vogliamo, auspicata è quella di essere sostenitori di una forma di egalitarismo distributivo. In sostanza, se io ho capito, ma chiederò poi naturalmente conferma, parlando di egalitarismo o di eguaglianza distributiva globale, si sta parlando di una posizione che dire radicale è poco, diciamo, stiamo parlando di una posizione rispetto a cui le forme più ingenue di comunismo sarebbero considerate, insomma, una posizione decisamente molto tosta, molto molto ambiziosa, e tanto ambiziosa da farci forse chiedere se sappiamo esattamente cosa stiamo chiedendo. Mi spiego. Se parliamo di uguaglianza distributiva globale,
emergono molto rapidamente una serie di questioni molto tradizionali. Pensate alla discussione che fa Walzer in Spheres of Justice all'inizio sulla, sul problema delle uguaglianze, come concepire l'eguaglianza, eccetera. E, ovvero, di cosa stiamo parlando innanzitutto come contenuto? Stiamo parlando di eguaglianza di reddito di partenza, eguaglianza di reddito nel tempo, quindi che dovrebbe essere ripristinato nel tempo, quindi se uno ha le medesime condizioni di partenza ma poi nel tempo si trova in condizioni differenti dovrebbe essere ripristinata la condizione di partenza. E ancora di più, ancora più radicalmente, diamo per scontato che sia, come dire, facile calcolare questa eguaglianza. Questa eguaglianza è molto molto complessa da calcolare, sia dal punto di vista banalmente strettamente economico, monetario. Abbiamo a che fare con condizioni di vita, condizioni di vita sia materialmente, pensate dal punto di vista climatico, che esigenze climatiche ci sono, tutti hanno bisogno degli stessi manufatti nelle medesime condizioni, dal punto di vista culturale, delle esigenze di base per, si dice, per avere una esistenza moralmente degna. Sono tutta una serie di questioni che tradizionali non sono nulla di nuovo naturalmente, che però pongono un grosso problema nell'identificazione di questo contenuto. Che cos'è che immaginiamo come eguaglianza distributiva globale? Io trovo delle grosse difficoltà a capire, poi naturalmente da un punto di vista, come dire, suggestivo, tutti possiamo in qualche misura concordare, dire d'accordo, certo, l'uguaglianza è meglio della disuguaglianza e possiamo trovarci d'accordo. Però poi se andiamo a capire che cos'è che stiamo proponendo, perché se si parla di un progetto politico, l'idea è che dovremmo sapere esattamente cosa stiamo cercando di implementare, insomma, no? E, ecco, qui io non è che capisco esattamente che cos'è che cerchiamo di implementare. E, diciamo, su questo punto ci sarebbe da aggiungere una seconda, naturalmente fondamentale questione. Una volta chiarito il contenuto eventuale di questa rappresentazione, è il problema dei mezzi per raggiungerlo non è precisamente un problema marginale, insomma, nel senso che abbiamo delle grossissime, ma proprio grossissime difficoltà a riuscire ad implementare una condizione di passabile, non dico eguaglianza, di passabile limitazione della diseguaglianza in un qualunque paese in cui già esiste uno Stato sovrano. D'accordo? Questa è una difficoltà oggettiva, odierna, questa sì, decisamente globale. E in che senso noi potremmo, come dire, saltare questo, a piedi pari questo problema e passare all'ambizione di una uguaglianza globale? Mi pare, diciamo, che l'accusa di utopismo qui diventa molto cogente, insomma, molto difficile da evitare. E terza e ultima questione ha a che fare con il problema della nozione stessa di cosmopolitismo statista che viene proposta. Allora, se ho capito, in sostanza l'idea è un po' la seguente. La nozione di cosmopolitismo si cura della componente ideale, cioè della componente normativa, della componente che in qualche modo dovrebbe garantire la dimensione moralmente supportabile che anima i progetti politici. E rispetto a questa posizione ideale poi ci sarebbe una seconda componente, diciamo, pratico, pragmatica, che sarebbe assegnata agli stati, cioè l'idea è il cosmopolitismo si colloca nella sfera degli ideali normativi, gli stati sono la componente che in qualche modo, come dire, fornisce la manodopera, dovrebbe operare sul territorio per realizzare queste cose. Il problema che mi si pone qui è sostanzialmente legato ad una tesi che viene ribadita nel testo più di una volta, che ora che leggo semplicemente per così, non l'attribuisco arbitrariamente alla professoressa, e lei scrive: senza una base di principi cosmopolitici la volontà degli stati non è difendibile da un punto di vista normativo.
che in sostanza significa esattamente che gli stati, stati-nazione o altrimenti detti, stati democratici in generale, non hanno una legittima agenda morale o normativa propria, ma devono attingere ad una dimensione cosmopolita. Io questo proprio confesso di non capirlo, o meglio, c'è un modo in cui ho l'impressione di poterlo capire, però adesso lascio la parola per una replica alla professoressa e poi vediamo se è quello che sospetto o è altro, insomma, vediamo. Adesso. Ok, grazie. Sì, dunque tre o quattro domande. Avanguardia, chi è l'avanguardia? Come si costituisce un soggetto politico? Come definiamo gli obiettivi e quali mezzi? E poi magari chiudo con la questione dello Stato. Come si configura l'avanguardia? Secondo me è più facile capire l'idea se uno vede a che cosa si contrappone quest'idea, cioè chi non è avanguardia, almeno partendo da questo approccio del libro, o partendo dai soggetti politici che animano le due posizioni opposte che io sto cercando in un certo senso di riconciliare. Dalla parte dei cosmopoliti, i fautori del cosmopolitismo sono appunto quelli che ha menzionato lei, le élite, le istituzioni sovranazionali, gli avvocati, i burocrati, i tecnocrati, eccetera. Dall'altra parte, dalla parte dei comunitari, c'è il popolo, diciamo, cioè il popolo democratico attivo che è stato costituito da questi processi democratici tramite il quale lo Stato si è costituito lo Stato-nazione, diciamo. E il tentativo di fondo del mio libro nel rispondere a questa domanda è di dire che i principi del cosmopolitismo sono morali e giustificabili dal punto di vista etico, ma che i soggetti che poi si fanno carico della realizzazione di questi principi non sono democratici, non vengono legittimati da questi percorsi democratici politici che troviamo nello Stato-Nazione, e quindi dovremmo resistere l'idea che sono appunto i tecnocrati, i burocrati, le istituzioni sovranazionali, i diritti umani anche in astratto, l'Unione Europea, no, senza capire come si costruiscono queste istituzioni e anche perché vengono contestate. E quindi per capire in che modo viene costituita quella che io chiamo l'avanguardia cosmopolita, dobbiamo vedere sia appunto il piano di giustificazione morale dell'egualitarismo globale, eccetera, poi dirò qualcosa in più su questo poi quando spiego un po' meglio gli obiettivi, ma è importante capire che appunto l'avanguardia cosmopolitica si costituisce nella contestazione delle istituzioni sovranazionali che cercano di realizzare questi principi cosmopoliti senza però essere legittimati da parte dello Stato-Nazione. Quindi l'idea di fondo è che l'avanguardia è un gruppo, è un soggetto politico che viene costituito tramite la dinamica politica però che può essere anche di resistenza alle istituzioni che cercano di realizzare questo cosmopolitismo astratto senza legittimità democratica. Quando però ci spostiamo sul piano della contestazione politica, noi troviamo, e questo penso sia anche ovvio quando uno vede la realtà di tutti i giorni politica, anche io vengo dall'Inghilterra, il Brexit, ma penso anche in Italia, troviamo che poi gli agenti che si contrappongono a queste istituzioni sovranazionali spesso non sono agenti progressisti, diciamo, sono spesso forze conservatrici, nostalgiche, che cercano di avanzare questa idea di nazione omogenea, che ha una certa tradizione culturale, che esclude i migranti, eccetera. E secondo me lì è importante la parte intellettuale, che la parte, diciamo, nella generale divisione del lavoro della società, il ruolo dell'educazione, degli intellettuali, di tutti i soggetti nella società che poi cercano di capire da dove vengono queste istanze di reazione, di protesta alle istituzioni sovranazionali, che però cercano anche di fare spazio a un discorso alternativo che in un certo senso fa parte dei movimenti politici, ma cercando di distinguere tra quali sono le istanze conservatrici e le istanze progressiste in questi movimenti sociali. Quindi l'avanguardia cosmopolita è quella che inizia con un processo di contestazione politica,
nella configurazione della quale è importantissimo e fondamentale il ruolo non solo degli intellettuali, ma anche, diciamo, degli attori politici nella società, che cercano di fare un po' il punto della situazione, delle proteste, che cercano di capire le esigenze delle masse, ma anche di articolarle dal punto di vista filosofico, offrendo degli strumenti di analisi a questi momenti di questi movimenti di protesta. E poi, essenza, uno è ottimista, quando le due cose funzionano, cioè quando c'è sia l'input intellettuale, sia un movimento di protesta sociale che, partendo appunto dalla difesa dei diritti degli immigrati, dalle lotte contro l'emergenza climatica, contro le elite neoliberali, eccetera, eccetera, riesce poi a costituirsi in gruppo politico. Quindi il libro volutamente non lascia un po' aperta la questione del come definiamo l'avanguardia cosmopolitica, perché in un certo senso è un percorso negativo ed è uno che dice dobbiamo vedere ai movimenti sociali che si oppongono a queste istituzioni non trasparenti, che hanno un deficit democratico, eccetera, ma che però cerca anche di raccogliere queste istanze di protesta e di farle proprie e di articolarle in questo percorso che io poi nel libro chiamo dialettico, cercando di spiegare un po', rifacendomi a questa idea della dialettica di Platone, anche di Aristotele, di Hegel, eccetera, eccetera, no? Di questa idea filosofica di che cos'è la dialettica. Questo, diciamo, sulla parte sul soggetto politico. Sugli obiettivi, io non dico tanto, cioè nel libro, il libro, diciamo, è abbastanza tecnico su questo punto, no? Perché entra un po' in tutto il dibattito globale sull'egualitarismo liberale. Però quello che direi è che c'è un consensus di fondo, almeno tra i teorici, gli accademici, diciamo, gli intellettuali a cui rispondo nel libro, che è importante come obiettivo avere almeno, che tutti sono d'accordo, che l'idea di eguaglianza universale ci porta a una difesa almeno del sufficientarismo globale. Non so se è stato tradotto così, credo anche nel libro, sull'idea di sufficienza globale. L'idea di sufficienza globale che dice che nel mondo tutte le persone del mondo dovrebbero avere almeno un minimo di sufficienza che gli permetta di condurre una vita umana dignitosa. Da questa difesa però del sufficientarismo globale, una volta che noi analizziamo le dinamiche di mercato, di globalizzazione, eccetera, capiamo che c'è un'interdipendenza tra la popolazione del mondo, tale per cui non è abbastanza dire bisogna solo avere sufficiente, bisogna che tutti nel mondo, tutte le persone abbiano abbastanza per avere una vita umana adeguata, perché i percorsi, i processi di connessione tra i vari individui nel mondo sono tali per cui c'è anche quello che io chiamo l'egualitarismo relazionale, per cui dalla sufficienza, partiamo dalla difesa della sufficienza, dell'idea che c'è un minimo assoluto sotto il quale nessuno dovrebbe scendere, altrimenti sarebbe un affronto, diciamo, alla loro dignità umana, però da quello poi possiamo costruire una difesa più relazionale dell'eguaglianza. Però anche lì, diciamo che a livello politico, quello che conta poi tutto sommato nel libro è l'idea che tutti nel mondo di oggi, nel mondo, diciamo, post-illuminismo, post-diritti umani, eccetera, eccetera, c'è un consenso di fondo che nessuno dovrebbe scendere al di sotto di una certa soglia di benessere. Poi come definiamo qual è la soglia? Come, in che rapporto rimaniamo agli stati, alle comunità politiche? E anche quella è una domanda politica. Il problema è che noi non possiamo rispondere a queste domande politiche se non ci sono meccanismi in atto che ci permettano di fare, di sollevare, di porre certe domande. E non si potranno porre queste domande se non ci sono le istituzioni che ci permettono di porre queste domande. Quindi anche se uno poi rimane molto più scettico, diciamo, sulla parte di giustificazione normativa, filosofica del libro, su questa parte più tecnica, appunto, che dice pari opportunità, c'è un'altra proposizione che dice uguaglianza delle risorse, un'altra proposizione che è appunto l'egualitarismo relazionale, che è l'egualitarismo di posizioni. Io dico sempre, prendete anche la difesa più conservatrice possibile di qual è la metrica dell'ugualitarismo, no? Che cos'è che tutti devono avere a livello uguale? Anche quella, anche la difesa minima, sarà molto più avanzata rispetto a qualsiasi proposizione socialdemocratica che si trova nella politica di qualsiasi stato nazionale, anche quello più avanzato socialdemocratico. Quindi non è che, da questo punto di vista, diciamo, sono abbastanza flessibile e anche non direi che quello che conta, il messaggio che è importante da questo punto di vista, a parte il dibattito, diciamo, tecnico con gli egualitaristi, è quello appunto dei meccanismi tramite i quali possiamo realizzare quest'idea di egualitarismo globale.
Siccome la filosofia anglosassone è dominata da dibattiti su cos'è la metrica dell'egualitarismo, che cos'è che dobbiamo, come concepire i diritti umani, dobbiamo dare risorse uguali, opportunità uguali, io dico sempre non importa, prendiamo quello su cui siamo tutti d'accordo e cerchiamo di capire come realizzarlo, perché quello che manca nel dibattito soprattutto anglosassone è appunto questa analisi delle istituzioni e di come si costruiscono certe istituzioni. E da qui arrivo all'ultima domanda, no? Che poi che un po' fa il punto un po' anche di tutto il mio del progetto del libro. Sì, la mia tesi di fondo è che gli stati-nazione sono degli strumenti politici per realizzare degli ideali morali. Questi ideali morali hanno una plausibilità e una giustificazione che non gli viene data dalla comunità, non gli viene data dalla difesa dello Stato. Lo Stato è semplicemente un meccanismo tramite il quale si cerca di arrivare a questa giustificazione se c'è democrazia interna all'interno dello Stato. Se manca la democrazia, neanche lo Stato è un buono strumento. Infatti spesso adesso c'è molto scetticismo da questo punto di vista, perché appunto la partecipazione democratica sta calando in tutti, anche i paesi democratici, liberal democratici avanzati, e quindi anche la difesa dello Stato ne risente di questa critica. La mia posizione è sostanzialmente una posizione che avanza una difesa strumentale dello Stato, per cui se siamo d'accordo che ci sono certi obiettivi morali, cosmopoliti, che dobbiamo realizzare, e se lo Stato ci offre l'unico strumento politico tramite il quale realizzare questi obiettivi morali, lo Stato è difensibile. Se lo Stato non fa questo, non c'è niente da difendere. Se lo Stato non fa questo, noi siamo all'interno di una grande prigione in cui non riusciamo a liberarsi proprio perché ci sono questi meccanismi politici che non ci permettono di esprimere istanze di emancipazione. A quel punto dovremmo ribellarci tutti anche allo Stato. Quindi per me non c'è niente nello Stato c'è poco da auspicarsi e da preservare se lo Stato non è uno strumento di emancipazione politica. Se invece lo Stato può diventare uno strumento di emancipazione politica, allora può anche essere uno strumento di avanzata di questi obiettivi di cosmopolitismo di cui sto parlando. Lasciamo subito la parola per un'ulteriore controparte, e poi prendiamo anche domande dalle altre. Allora, molte grazie per la interessante replica. Qui ci sarebbero veramente tante cose da dire, e mi provo a limitarmi a due osservazioni così un po' telegrafiche. La prima questione legata alla definizione, se ho capito bene, di questo gruppo come avanguardia cosmopolita, per differenza o per opposizione, per antitesi rispetto ad uno specifico oggetto polemico. Quindi l'idea è, noi abbiamo la percezione di un problema che, provo ad articolarlo, mi corregga se sbaglio, ha le caratteristiche di razzismo, nazionalismo, xenofobia, no? E rispetto a questo oggetto, per così dire, coloro i quali portano avanti dei principi antitetici a queste tesi, in qualche misura sarebbero, per negazione, si collocherebbero in una posizione, diciamo, identificabile. Ora, questa lettura è interessante e dirò subito perché io non la trovo convincente, ma ovviamente poi si può discutere. Non la trovo convincente per una ragione molto specifica, legata proprio anche ad una lettura storica. Il razzismo, la xenofobia, il nazionalismo che percepiamo oggi, ma in realtà anche quelli che possiamo percepire storicamente, per dire, nel grande periodo dell'imperialismo di fine 800, primi 1900, quindi quella fase cosiddetta della prima globalizzazione, sono in entrambi i casi, io direi dimostrabilmente, reazioni a cosa? Sono reazioni ad un processo di globalizzazione di tipo liberale. Essendo già di per sé reazioni, per così dire, noi ci troviamo con questo gioco di rimandi.
Il cosmopolitismo intellettuale si definisce per reazione da razzismo, nazionalismo, xenofobia, che però nasce come reazione al liberalismo globalista. Se facciamo uno più uno, viene fuori che i cosmopoliti intellettuali in realtà finiscono per coincidere con i ceti sostenitori del liberalismo globalista, cioè con gli stessi ceti che in realtà hanno causato in prima istanza il problema che ora si premurano di mostrare, di cercare di risolvere. In questo senso io nutro dei fortissimi dubbi sul fatto che questo sia una tesi politicamente percorribile o promettente. Una seconda questione sulla questione delle soglie minime, no? Le soglie minime in termini di egalitarismo. Ora, io ho una posizione personalmente da sempre favorevole a posizioni di tipo egalitario, quindi non ho nessun problema in generale con la posizione in quanto tale. Devo dire che quando si discute in termini di soglie minime, soglie che consentono comunque un'agibilità, io ho sempre dei grossi dubbi legati ad una questione cruciale. Cioè, noi tutti sappiamo che, dal punto di vista anche storico, il sistema di mercato è un sistema che ha bisogno di conservare in vita la forza lavoro. Era una cosa, direi, una vecchia questione che sollevava il barbuto di Treviri, no? Il buon vecchio Marx. Non può permettersi più di tanto, non può permettersi di far fuori la forza lavoro. Quindi deve portarli a livello di sussistenza. A livello di sussistenza siamo tutti contenti. Loro mangiano, lavorano, mangiano, dormono, lavorano, mangiano, dormono, lavorano. E fino alla morte, generazione per tutta l'eternità, e noi siamo contenti perché ci sentiamo pure buoni, perché abbiamo dichiarato che tutto sommato gli abbiamo dato le condizioni insomma, che si lamentano. Ora, è un po' provocatorio naturalmente questa versione, però il mio sospetto è che questa opzione non sia affatto peregrina, cioè che ci sia in tutte queste forme di sufficientarismo, si cada molto facilmente in questa direzione. Beh, insomma, non vogliamo mica che muoiano, dopotutto possono sempre tornarci utili, no? Ecco, su questa cosa io ho dei dubbi, magari per malizia personale, no? E ultima questione che sollevo, il tema dello Stato come strumento. Ma questa è una questione indubbiamente molto interessante, perché è vero, senza alcun dubbio, che dire Stato in quanto tale è un'espressione molto generica, bisogna riempirla di contenuti, ci sono stati e stati, ci sono stati dittatoriali e democratici, ci sono stati totalitari, ci sono stati neoliberali, ci sono stati socialisti, molto pochi in realtà, e ci sono, li auspichiamo quantomeno, e comunque ci sono stati di vario statuto. E tuttavia, quando si parla di Stato-nazione, si parla di una cosa che comunque, con tutti i suoi limiti, qualcosa di più dal punto di vista dei contenuti dice. Cioè, mentre parlare di Stato è parlare di un organismo di coordinamento che sostanzialmente nasce nell'età del bronzo, nelle sue forme di città-stato, e poi si amplia a seconda dell'ampliamento delle capacità di comunicazione a lunga distanza legate alle forme di scrittura, che ha una sua serie di vicende, certo, interessante, ed è essenzialmente legata alla capacità, così lo Stato nasce per una ragione di forza. Cioè, lo Stato nasce perché raggruppare un maggior numero di persone e riuscire a coordinarle era militarmente più efficiente sia nella difesa che nell'offesa. Questa è, come dire, la nascita storica dello Stato e la sua permanenza. Quindi qualcosa la cui, come dire, legittimazione morale, tutto sommato, potremmo condividere e dire, ma insomma, perché mai dovrebbe essere particolarmente legittimata dal punto di vista morale? Al massimo è utile, insomma, al massimo è utile. Sì, quando parliamo però dello Stato-Nazione, lì parliamo di un processo che anche storicamente è un po' diverso, perché lo Stato-Nazione emerge come progetto, guardate bene, faticoso e, come dire, che ha richiesto molto lavoro, tutt'altro che ovvio, come tentativo di supplire al venir meno della vecchia legittimazione degli Stati, cioè gli Stati
diciamo un po' schematicamente, se bisognerebbe fare una storia un po' analitica, dalla Magna Carta alla Rivoluzione Francese, ma prendiamo la fine, la Rivoluzione Francese. Con l'abbattimento dell'Ancien Régime viene meno il principio legittimista di sangue. Quindi noi non abbiamo più un ceto elettivo, cioè elettivo nel senso di non eletto, ma nel senso scelto, che per ragioni di sangue ha la legittimità di governare la nazione ed è rappresentante in qualche misura tendenzialmente di Dio in terra. Questa forma di legittimazione viene meno. Gli stati però continuano ad esistere e in realtà si sono formati nei secoli in forme comunitarie, cioè si sono formate, cosa che non erano precedentemente, si sono costituite in unità territoriali, in unità di usi, costumi, linguaggio. A quel punto il problema che si pone, che si è posto storicamente, è come facciamo a giustificare questa nuova forma di sovranità? Cosa dobbiamo sostituire al posto del vecchio sovrano? Qui nasce l'idea di sovranità popolare, cioè l'idea in cui noi non abbiamo più la necessità di fare riferimento ad un sovrano come sovrano assoluto, come sovrano di sangue, ma abbiamo un sovrano che è semplicemente il popolo, quindi immediatamente colui a cui ti rivolge. Ma attenzione, l'elemento della nazione, cioè della comune nascita, etimologicamente questo vuol dire della comune nascita, è un elemento che viene alimentato e, come dire, costruito storicamente, costruito tutte le nazioni, gli stati nazioni che noi conosciamo sono stati, che erano parzialmente già esistenti e poi sono stati costruiti faticosamente, costruiti con un sistema di pubblica istruzione in gran parte, con istituzioni comuni. A quel punto, quando cominci ad avere una nazione, tu hai una comunità nazionale. Sperabilmente, ottimisticamente, non sempre ce l'hai, spesso ce l'hai in maniera difettosa, spesso spereresti di averla in maniera migliore, certo, tutto questo è vero, e noi in Italia lo sappiamo molto bene, però una volta che abbiamo fatto tutte queste qualificazioni, quello statuto è uno statuto morale, cioè la comunità dal punto di vista dell'esistenza antropologica ed etica non ha bisogno di una giustificazione ulteriore, non è concepibile come uno strumento. Cioè, mentre lo Stato nel senso della struttura istituzionale può essere concepito ovviamente come uno strumento e possiamo utilizzarlo per varie finalità, lo Stato-nazione non ha questo statuto. Può avere la pretesa, se sia bene o male, ne possiamo discutere naturalmente, ma può sicuramente avere una pretesa e ha avuto una pretesa di ordine etico, quindi non concepibile in termini di mero strumento. E a mio avviso ci sono notevoli ragioni per tenerci caro quello che è stato costituito in questa direzione e per, in verità, lavorarci per migliorarlo. Se proprio devo dirla tutta, e adesso poi mi taccio perché non vorrei, il più grande problema maturato nel tempo, quello che ha condotto ai nazionalismi, razzismi, eccetera, dello Stato-Nazione, è stato il meccanismo in cui ad un certo punto la disgregazione interna della componente comunitaria, a quella disgregazione interna si è cercato di porre rimedio con il più vecchio degli stratagemmi storicamente noti, cioè con la creazione di un capro espiatorio. Cioè con la creazione di un nemico esterno che consentisse, per così dire, per reazione, di compattare le linee interne. Questo ha avuto esiti tragici, notoriamente tragici. E questo è una cosa su cui dobbiamo sicuramente sorvegliare attentamente oggi, perché non è affatto detto che non si ripresenti in forme magari un po' differenti, da come la storia non si ripete mai identica, ma questo rischio c'è, non è che non ci sia. Però ecco, invece l'idea che questo possa essere, per così dire, superato con forme che in qualche misura non possono se non sembrare delle deleghe ad entità che non hanno, come giustamente diceva il professor Saipi, che non hanno alcuna rappresentanza, cioè
organismi internazionali, il WTO o la stessa Unione Europea per come è costituita, alla fin fine vengono percepiti in maniera crescente come elementi semplicemente estranei. Estranei a cosa? Estranei alle comunità. Quindi questo pone dei problemi, a mio avviso, abbastanza seri. Ora mi fermo, poi magari discutiamo. Okay. Io avevo promesso il microfono alla platea, quindi credo che il microfono passi di lì. Poi ovviamente, rispondendo magari alle domande che arrivano dal pubblico, IPI avrà anche l'occasione di fare da controparte le ultime osservazioni del professor Zocca. Quindi lascio la parola a chi è in platea. In alternativa abbiamo anche una platea digitale, però per preferenza io lascio la parola a chi è venuto in cantina durante la giornata di sole. Lasciamo la parola a chi vuol fare domande, passate qui e io vi passo il microfono. Buonasera, io ho una domanda per la professoressa. Quando parla di gruppi dei comunitari, a me viene in mente ad esempio la Costituzione italiana, che è una Costituzione patriottica, di ampio respiro, ma un fondo di patriottismo c'è, ma è tutto fuorché nazionalista. Quindi mettere nello stesso gruppo anche, sentivo lei diceva nell'introduzione, questo patriottismo con il nazionalismo dà anche al gruppo dei comunitari, oltre che quello delle avanguardie, forse un po' troppa eterogeneità. Okay. Forse rispondo a quest'ultima domanda ricollegando al primo intervento, alla prima domanda che è stata fatta. La mia tesi di fondo è che il patriottismo conduce al nazionalismo anche quando inizia come patriottismo buono, perché a lungo andare diventa un progetto di esclusione, di un progetto di sviluppo delle nostre istituzioni, che poi però delle quali poi ci sentiamo responsabili, e la responsabilità per queste istituzioni poi ci porta a istanze di esclusioni che non sono necessariamente appunto le istanze dei nazionalisti, dei comunitari beceri, eccetera, eccetera, che però sono anche loro istanze di esclusione, magari più moderata, magari della forma, ma perché se il mondo è diviso in stati non è la nostra responsabilità, perché allora non è la responsabilità degli altri, perché l'Italia ma non la Francia, perché l'Italia ma non l'Unione Europea. E quindi secondo me c'è un problema di fondo nel nesso tra patriottismo e nazionalismo, che emerge anche quando uno fa un discorso di difesa del patriottismo, che inizia come difesa repubblicana del patriottismo. Però questa, diciamo, sarebbe una discussione più lunga, magari possiamo anche continuare ad approfondirla. Questo si collega un po' anche alla prima domanda che il professore faceva, che è quello del rapporto tra cosmopolitismo e razzismo. Ma perché, se il razzismo e la xenofobia iniziano come reazione al cosmopolitismo, poi noi ci rifacciamo al cosmopolitismo che è reazione al razzismo? Secondo me quello che ci manca in questa discussione, che io cercavo un po' di portare avanti nel libro ma forse non è stato abbastanza chiaro, è l'elemento egualitario del cosmopolitismo. Noi non dobbiamo difendere il cosmopolitismo astratto e non dobbiamo difendere il cosmopolitismo neoliberale. In effetti l'idea, la tesi di fondo del mio libro, anche dei miei interventi su questa questione, è proprio che c'è una forma di razzismo e xenofobia che viene prodotta non dal cosmopolitismo ma dal neoliberalismo. E se noi non critichiamo il neoliberalismo, il capitalismo, e non spieghiamo le origini del razzismo, della xenofobia nell'imperialismo, che poi è collegato allo sviluppo storico del capitalismo, non capiamo, ci troviamo sempre in questo dibattito astratto tra difesa della comunità politica da una parte e difesa del cosmopolitismo dall'altro. E quello che poi in realtà nessuna delle due parti attacca, che sarebbe il vero bersaglio da attaccare, è appunto il capitalismo e il neoliberismo.
Quindi per me non c'è nessun problema a difendere il cosmopolitismo, e non c'è problema a difendere il cosmopolitismo quando si tratta di una forma egualitarista del cosmopolitismo, che è contraria appunto al neoliberalismo, al capitalismo, che si rifà a una forma di società più che non è quella che abbiamo, non è la società neoliberale capitalista che abbiamo. E però secondo me non ci sono neanche problemi a riconciliare questa difesa del cosmopolitismo con un progetto che poi diventi un progetto di emancipazione degli stati, purché questo progetto di emancipazione si rifaccia a questi ideali egualitari. Quindi secondo me quando noi ci presentiamo o costruiamo questo discorso storico in cui spieghiamo le origini del razzismo, della xenofobia nella reazione al cosmopolitismo, secondo me quello a cui si sta veramente reagendo non è il cosmopolitismo. Le istanze di razzismo non sono istanze di reazione al cosmopolitismo. Il razzismo è una produzione del capitalismo nella forma dell'imperialismo. Il capitalismo nel suo sviluppo storico ha generato un discorso di superiorità morale dell'Europa, dell'illuminismo europeo, della retrogradezza? Dell'idea, diciamo, dell'arretratezza culturale degli altri, dell'Africa, dell'Asia, eccetera, eccetera. E da lì viene poi emerge anche questa forma di razzismo che diventa strumentale allo sviluppo del progetto capitalista, che intanto continua senza fermarsi in tutto il mondo. Secondo me questa è un po' anche la posizione in cui noi ci troviamo oggi, che appunto c'è una crisi economica, globale, c'è bisogno di capri espiatori, come lei diceva, nella forma del dobbiamo dare la colpa di queste responsabilità delle istituzioni che non se le sono prese a qualcuno. A chi diamo la colpa? Diamo la colpa agli immigrati, diamo la colpa a chi è fuori da questa comunità politica, a chi non ha diritti. E secondo me è importante recuperare l'emancipazione politica e anche sociale all'interno dello Stato, è importante recuperare la difesa del cosmopolitismo proprio come ideale morale che non distingue tra cittadini e non cittadini, ma che trova la base morale comune per poi ispirare un progetto politico. Quindi per ritornare poi di nuovo alla domanda che lei mi ha fatto, secondo me anche i progetti che non sono necessariamente esclusivi, ma patriottici, possono generare una forma di esclusione quando a mano e con lo sviluppare dei termini, con il passaggio del tempo, uno arriva a investire nella comunità politica in quanto tale, a investire nello sviluppo dello Stato di diritto, eccetera, eccetera, senza interrogarsi sullo stato del mondo, sulle condizioni delle istituzioni internazionali, sull'assetto economico che ci circonda, eccetera. Quindi diventa un po' una falsa difesa della comunità politica quando noi arrendiamo tutte le difese della comunità politica al mercato globale che nessuno poi mette in discussione. Adesso, prima di ripassare la parola a voi, una considerazione che arriva da un commento alla diretta streaming. Alessandro Visali, io tenterò di interpretare la domanda per renderla servibile a questo contesto, dice appunto che contesta sostanzialmente sempre domanda rivolta alla professoressa Ibi, la distinzione netta tra comunitari e cosmopoliti liberali, dicendo che internamente al pensiero liberale si sta facendo sostanzialmente autocritica. Per esempio, esempio puntuale di questa autocritica è, secondo lui, Fukuyama e il suo libro sull'identità, cioè il tentativo di recuperare quella parte, diciamo, buona delle tesi comunitarie e integrarle all'interno del pensiero liberale. La conclusione che poi però a cui arriva è la medesima di Ibi, dicendo che appunto lo Stato è mezzo per realizzare ideali morali che sono altri e sviluppati appunto da un pensiero politico esterno che è il liberalismo o il cosmopolitismo. Questa appunto la considerazione di Alessandro Visali, che forse può, non è una diretta domanda come spesso succede sui social, però magari può sollecitare ulteriori considerazioni qui. Raccoglierei anche altre questioni dal pubblico. Se preferisce la... Sì. Sono stati toccati una marea di temi. Io vorrei fare una
proposta che faccio ai relatori per una proposta per quello che io ritengo essere un cosmopolitismo progressista, cioè su una base su cui ci può essere un accordo proprio personalmente, solo che prima di arrivare a dirla devo toccare alcuni punti, ok? E anzitutto, Stato e Repubblica, no? Noi siamo Repubblica Italiana, però lo Stato mi viene in mente quel gruppo di proprio industriali francesi che chiedendo ancora nel 1700 un ministro dell'economia loro che cosa si poteva fare lo Stato per migliorare l'economia. Loro dicevano la stessa cosa, la stessa sempre, e che quindi è stato interpretato come no, lo Stato che non interviene, ma che in realtà non è così, perché in quel caso era una richiesta degli industriali allo Stato che facesse una politica precisa, okay, a favore degli interessi del capitale. Allora, per frenare un po' questa cosa, cioè, e quindi lasciare un punto fermo che non fosse solo un discorso di Stato come strumento, no? Ma delle regole di comunità valide per tutti, noi ci siamo costituiti come Repubblica Italiana, no? E quindi infatti dove l'articolo 1, dove è citato il popolo, quindi come comunità. E notiamo che nella Costituzione italiana ci sono diritti universali e anche diritti specifici per il cittadino. Ad esempio, qualche mese fa, passando qui la professoressa Stephanie Kelton, che è attualmente consulente economico di Bernie Sanders, io l'ho fatto vedere che nella Costituzione italiana, articolo 4, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro per tutti i cittadini e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, il primo paragrafo, no? E allora uno si potrebbe porre una domanda, cioè perché questo diritto è specifico per il cittadino in questo caso? Molto probabilmente perché il costituente ha pensato che la Repubblica che si impegna a garantire il diritto al lavoro è come dire, questo tipo di impegno è un impegno che va circoscritto, perché è un impegno più specifico, okay? Questo ovviamente però anche per un altro motivo, perché non è detto che gli altri stati non possano fare la stessa cosa, ossia non possono garantire il diritto al lavoro. E quindi ecco, torniamo appunto al discorso diciamo di proposta, ossia se vogliamo pensare a un cosmopolitismo progressista, e cioè che tenga conto di tutti i diritti che per esempio la Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite specifica, tra cui il fatto di poter avere un'assistenza sanitaria, di poter disporre dell'istruzione, di poter disporre della possibilità di un impiego, eccetera, eccetera. Allora, perché non possiamo essere d'accordo sul primo diritto, ossia il diritto a non migrare? Cioè in maniera tale che già significa, però attenzione, spiego cosa significa. Significa che ciascuno nel proprio paese, ciascun cittadino nel proprio paese, disponga effettivamente di questi diritti, incluso il diritto al lavoro. Perché allora in questo modo sarebbe anche, diciamo, la cosa sarebbe anche più, come dire, se ogni Stato garantisse questi diritti, molto probabilmente non si creerebbero tutte queste, diciamo, pressioni, no? Perché poi anche le pressioni migratorie ovviamente creano anche dei problemi dal punto di vista ecologico, visto che oggi si parla di ecologia, che ovviamente è una questione di cui noi tutti siamo interessati. Sì, allora forse parto col contestare la diagnosi. Secondo me, ed è un po', e questo si collega un po' anche al discorso del liberalismo crea una sua forma di comunità. Io sono d'accordo, il liberalismo crea una sua forma di comunità e la crea attraverso la creazione dello Stato di diritto
e l'assumere che l'agente centrale a livello della politica globale è lo Stato che crea diritti. Quando però non è così, perché gli agenti nel mondo in cui noi viviamo non sono gli stati, è il capitalismo. Il capitalismo non è un agente, il capitalismo è una serie di relazioni strutturali che però condiziona il modo in cui gli stati agiscono. Visto che, quindi una volta che noi ci rendiamo conto che c'è una forza di strutturazione, di rapporti economici, di forza, di potere che è globale, ci rendiamo conto anche dei limiti di intervento degli stati quando si tratta della garanzia dei diritti. Quindi, con tutto il rispetto per la Costituzione italiana che garantisce il diritto al lavoro, l'Italia è uno stato capitalista, fa parte di un mondo globalizzato capitalista, di un assetto di relazioni e di istituzioni transnazionali, internazionali, che condizionano la capacità di manovra degli stati tramite il debito pubblico, la finanzializzazione del capitale e tutte le altre, diciamo, tutti gli altri fattori e meccanismi di cui si scrive oggi tutti i giorni nel Financial Times e tutti i giornali, diciamo, di mainstream, che non sto a ripetere. Sostanzialmente però la tesi di fondo è che nella presenza di rapporti di produzione, di circolazione, di rapporti di economici strutturali di natura capitalista, l'intervento, la capacità di intervento degli stati è limitata e però diventa importantissima quando si tratta di attribuire la responsabilità politica, perché a livello politico il discorso è gli stati sono responsabili, devono essere responsabili, ognuno ha la loro costituzione, ognuno ha la responsabilità per i propri cittadini, che andrebbe benissimo se noi abitassimo in un mondo in cui è possibile che gli stati effettivamente facciano questo. Ma gli stati non possono farlo, e sappiamo appunto tramite le analisi della crisi finanziaria, dell'intervento del debito pubblico, vediamo per esempio il discorso del dibattito tra Grecia e Germania un paio di anni fa all'interno dell'Unione Europea, della zona euro, eccetera, ci rendiamo conto che la capacità di manovra degli stati è molto limitata e quindi anche la capacità degli stati di garantire diritti, inclusi diritti che vengono riconosciuti dalle loro costituzioni, è semplicemente formale e non ha nessun effetto sostanziale. Una volta che noi ci rendiamo conto di questo, secondo me è importante capire che per superare questa capacità limitata di azione dagli stati ci dobbiamo muovere su due fronti. Da una parte sul fronte morale, rifarsi appunto a quest'idea di solidarietà, di egualitarismo globale, di cosmopolitismo, dell'importanza del ritorno alla concezione morale, alla difesa della concezione uguale morale di ogni persona nel mondo, e dalla parte politica cercare di utilizzare quegli strumenti che abbiamo all'interno dello Stato, politici come la Costituzione, lo Stato di diritto, la politica nazionale, per cercare di sollevarci a un altro livello e di raggiungere un assetto istituzionale differente che si faccia anche promotore di un ordine globale, economico e politico differente. Sì, ma non ha risposto alla proposta che avevo fatto. Perché sono state sollevate un sacco di cose interessantissime e provo così, non ti tocca rispondere costantemente. E, allora, sono venute fuori veramente cose molto interessanti e su cui un paio di cose devo proprio dirle. Allora, tre cose, cerco di farle molto brevi, ma sono abbastanza sostanziali. La prima, questa è rivolta specificamente non agli interlocutori, ma venuta da te tu, altrimenti. E l'idea di cosmopolitismo che viene proposta è un'idea che, da quello che ho capito, sostanzialmente fa coincidere cosmopolitismo con universalismo. Cioè, un sostituto prossimo dal punto di vista concettuale è l'idea che il cosmopolitismo sarebbe la forma dell'universalismo. Ecco, questo è un punto molto delicato e che io contesterei in maniera molto, molto ferma, su un punto strettamente filosofico. Anche il comunitarismo è universalista, non è particolarista. Qual è la forma di universalismo che porta avanti il comunitarismo? E guardate bene, è lo stesso tipo di operazione, lo si potrebbe fare per chi ha avuto la malaugurata sciagura di seguire i corsi sul piano dei soggetti individuali, poi magari faccio un esempio. È universalista nel senso che dice semplicemente che ciascuna entità in maniera distributiva ha le medesime istanze e ha il diritto a mantenere le sue istanze nella forma e nell'identità in cui è.
Quindi, ad esempio, per dirla, un policentrismo di comunità è un policentrismo che può avere perfettamente una giustificazione di tipo universalista. Perché no? Ciascuno ha il diritto, ad esempio, un diritto che può essere tutelato solo in questa forma e non può essere tutelato nella forma dell'universalismo astratto, è il diritto individuale all'appartenenza, che non è pochissima cosa, guardate, dal punto di vista della specie umana è quasi la cosa più importante, ok? Dopo mangiare e bere. E quindi stiamo parlando di la contrapposizione, come se noi dicessimo, vabbè, oggi sono gli universalisti oppure ci sono i particolarismi, il bieco succedersi delle volontà individuali in lotta hobbesiana le une con le altre. No, non è così, non è necessariamente così. Questo non significa che io possa sottovalutare il fatto, io non sottovaluto il fatto che dal patriottismo si possa accedere al nazionalismo. Non c'è alcun dubbio che è una strada possibile. Io contesto il fatto che sia una strada necessaria, ma che questo sia un rischio in dubbio. L'altra questione che voglio sollevare è questa. È venuto fuori, e un po' me l'aspettavo, il tema classico di cosa possono fare gli stati di fronte al capitalismo sovranazionale, al potere della finanza internazionale, eccetera. E qui siamo di fronte ad un grosso equivoco. Il problema non è affatto un problema di rapporto tra gli stati e la finanza internazionale. Non lo è per una ragione di fondo, perché tutto quello che fa la finanza internazionale è consentito da norme che sono deliberate e implementate da stati, e se non lo fanno gli stati non c'è un contratto al mondo che può avere valore legale, d'accordo? Questo è un dato di fondo essenziale. Quello che di fatto, ma è un altro livello di discussione, di fatto accade è che gli stati non sono tutti uguali dal punto di vista del potere, per cui alcuni di questi stati, ad esempio, faccio uno a caso, gli Stati Uniti hanno un interesse molto forte a conservare un sistema di scambi internazionali e di finanza aperta, che consente allo Stato americano, con la sua specifica posizione di eminenza nel detenere la moneta più voluta, diciamo, a livello mondiale, di esercitare un potere di un potere politico supplementare rispetto a quello che già detiene in forma militare. Cioè, senza bisogno di mandare, di convincere nessuno con le bombe intelligenti, posso convincere molti con dei semplici spostamenti di capitale. Naturalmente è essenziale capire che questa capacità degli stati è una capacità che però in varia misura tutti gli stati hanno e che non è strettamente necessariamente legata alla dimensione degli stati. Non soltanto noi vediamo oggi in maniera molto chiara che stati naturalmente appartenenti comunque alla parte progredita del mondo dal punto di vista tecnologico o dal punto di vista economico, però uno stato come il Giappone è uno stato che di fatto è molto relativamente condizionabile dal gioco dei mercati internazionali. E questo notoriamente, come sapete tutti, si mostra nel fatto che sostanzialmente hanno un debito pubblico che è più del doppio di quello italiano e di cui essenzialmente se ne impippano, perché detenendo la sovranità monetaria riescono a compensare la situazione. Poi questa sia una situazione che può essere ritenuta non ideale per altri punti di vista, la loro economia tende ad essere un'economia con una crescita non galoppante, comunque insomma non buttare via tutto sommato, però hanno sicuramente, non stiamo parlando di paradisi in terra, nessuno parla di paradisi in terra, però dire che siano vincolati, necessariamente esposti ai mercati internazionali e che non possono porre resistenza salvo delegare ad un macro organismo internazionale che in qualche modo dovrebbe ripristinare la giustizia universale. Io francamente questa cosa ci credo veramente poco, ci credo sia alla possibilità che questo organismo venga istituito, nel senso che concretamente qualunque organismo sovranazionale a noi noto
è sempre stato un organismo internazionale dove si ripristinano esattamente le stesse rapporti di potere che ci sono negli Stati. Per cui gli organismi sovranazionali dell'Unione Europea è un organismo sovranazionale in cui c'è uno che parla a voce alta, che è la Germania, uno che parla in falsetto, la Francia, e gli altri che, come dire, stanno ad ascoltare mugugnando. Okay? Dopodiché possiamo dirci che si tratta di una struttura democratica, che adesso andiamo ad eleggere i nostri... Boh, possiamo dircelo. E se guardiamo all'ONU, la cosa è esattamente la stessa, naturalmente. C'è il Consiglio di Sicurezza, all'interno del Consiglio di Sicurezza ci sono fratelli maggiori e minori, e comunque quello che decide il Consiglio di Sicurezza, dall'altra parte puoi avere 100 paesi, chi se ne frega, resta comunque... Quindi, in ultima istanza, sono sempre in tutti gli organismi a noi noti storicamente, aspettiamo che dai bogoniani ci invadano, ci mostrino un altro modello, ma tutti gli organismi internazionali noti sono organismi che ripristinano esattamente i rapporti di potere tra Stati. Quindi il primo passo utile, senza naturalmente presunzione, perché è ovvio che ogni paese, l'Italia tra questi, non c'è naturalmente da nascondersi, ha determinati problemi nel momento in cui de facto ovviamente è all'interno di un sistema di scambi internazionali che sono però scambi, guardate bene, il cui rischio fondamentale è sempre di natura politica. Cioè il rischio, adesso come dire magari usciamo dal seminato, ma il rischio di eventi come la Brexit sono rischi essenzialmente di ordine politico, cioè quello che accade, il vero rischio lì, è che si infrangano legami o che debbano essere poi ripristinati faticosamente di interscambio di lungo periodo, più o meno proficuo, che invece possono essere alterati, e la stessa cosa potrebbe succedere nel caso in cui, che so io, la Francia o l'Italia dovesse uscire dall'Unione Europea. Si infrangono determinate relazioni che poi richiedono molto tempo per essere ripristinate. Questo è un problema oggettivo, in cui possono suscitarsi anche forme di scontro, di alterazione di rapporti. Questo è indubbiamente un problema reale, ma non è un problema puramente economico. Il problema puramente economico è un problema che dal punto di vista tecnico è perfettamente affrontabile. Ricordando, come sempre, che mi è sempre utile ricordare, che il denaro, in quanto tale, è un pezzo di carta, o è una convenzione. Okay? È qualcosa che ha il valore che ha, in quanto gli viene attribuito quel valore all'interno di un sistema di aspettative che fa funzionare delle collettività, certo. Quindi, ovviamente, ha una funzione, certamente, non mi sogno mica di lasciare quel portafoglio, quindi ha una funzione però all'interno di un sistema funzionante di relazioni di lavoro, di relazioni umane, di relazioni sociali specifiche, di relazioni legali. Tutte cose che appartengono alla dimensione degli Stati. Quindi, senza pensare che questo si possa risolvere con colpi di testa, con faciloneria e nulla del genere, ma bisogna anche avere una dimensione, cioè non farsi ipnotizzare dall'idea che è molto, come dire, sta pompata molto, in cui c'è un grande Moloch che sono i mercati internazionali che, come dire, si muoverebbero in una maniera, e poi ci sono questi poveri staterelli che sono lì e aspettano di vedere cosa gli casca, le briciole che cascano dei mercati internazionali. I mercati internazionali, di fronte ad uno stato di media dimensione che alza la voce, tipicamente si, come dire, riaggiustano, soprattutto perché non hanno la volontà propria, cioè si aggiustano nel senso che quando ci sono cambiamenti di condizioni, vedono se possono fare soldi nel nuovo status quo. Punto. Fanno quello. Quindi non vanno ipostatizzati. Vabbè, però adesso sono andato oltre. Ultima questione, una frase. Quello che ci terrei a dire, poi magari possiamo non essere d'accordo, ma quando si parla di relazione di capitale, la questione di fondo per me è tenere ferma come punto essenziale che senza stati, l'unica entità dotata di forza sul pianeta sono i detentori di capitale. Non esiste altro. E una volta che si è capito questo, si deve anche fare il secondo passo di capire che
senza un'unità interna, che possiamo chiamare nazione, possiamo chiamare altrimenti, troviamo il modo, ma comunque senza un'unità interna che non è puramente formale, gli stati si disgregano. Facendo una più uno si capisce che cosa bisogna tenerci caro, io credo. Se ci sono altre domande dal pubblico. Ed è che vorrei... che vorrei essere altrettanto ottimista sulla capacità degli stati di far fronte alla pressione del capitale. E ci ho creduto per tanto tempo, ma soprattutto negli ultimi anni, secondo me, si sta palesando il fatto che il capitalismo ha proprio fagocitato la potenziale volontà politica di rispondere. E questo si vede, secondo me, anche proprio soltanto nel contesto italiano, il fatto che sì, finalmente, non anche nel contesto inglese, finalmente la politica tiene testa al capitalismo, quindi Brexit, quindi Lega e 5 Stelle. E quello che succede è, cioè ci troviamo di fronte a un'oggettiva apocalisse che quantomeno toglie la volontà politica di perseverare in questo tipo di opposizioni. Quindi la storia di chiunque abbia un mutuo immediatamente non ha più tutta questa volontà di far sentire la voce della politica contro l'economia. E mi sento poi sicuramente lei risponderà a me su queste cose, però sulla questione dei consessi internazionali nei quali poi alla fine comunque uno Stato comunque continua in ogni caso a fare voce grossa, viene a dire è proprio per questo che abbiamo bisogno di queste avanguardie cosmopolite e di questa alleanza fra le avanguardie pubbliche e i movimenti sociali. Una cosa banalissima come la tassazione, per esempio, delle multinazionali, Amazon. Come facciamo a... dobbiamo per forza essere tutti d'accordo, quindi ci deve essere un organismo, che sia la WTO o quello che è in grado di decidere di imporre questi... Non dico che sia fattibile, dico che forse questa è una possibilità, quella di collegare una guerra geopolitica a una cosa alla quale ci si possa relazionare a livello di movimenti domestici, movimenti sociali. Facciamo un problema qui, infatti credo che la considerazione... Sì, prego. Allora, sì, sono un sacco di tanti punti interessanti. Tra l'altro io sono anche d'accordo su vari punti, per cui provo a dire su cosa sono d'accordo per poi spiegare dove sono i disaccordi, diciamo. Io sono d'accordo che non tutti gli stati sono uguali a livello internazionale e sono anche d'accordo che la politica degli stati viene condizionata in modo significativo da particolari elite all'interno dello stato. Ma proprio per questo, secondo me, è importante capire che anche qualora ci fosse un movimento di resistenza, per esempio alla Bernie Sanders o alla Jeremy Corbyn negli Stati Uniti, Bernie Sanders negli Stati Uniti, Jeremy Corbyn in Inghilterra, anche qualora ci fosse questo movimento, all'interno della democrazia parlamentare liberale, ogni avanzata degli Stati viene scandita da termini di 4 anni. Dopo 4 anni si rifanno le elezioni e perde il potere il Labour Party, vincono i conservatori e quindi gli Stati rifanno tutto. Quindi secondo me il discorso... Sospendiamo le elezioni. No, aspetta. Allora, il discorso... No. Allora, la proposta è questa. Bisogna costruire un'egemonia culturale che abbia una natura cosmopolita, non nazionalista, di modo da arginare questi cambiamenti, diciamo, di ogni 4 anni per renderli solidi a livello internazionale. Cioè c'è bisogno praticamente, secondo me, di un'egemonia cosmopolita internazionale che riesca a contenere l'impatto di questi cambiamenti ciclici che sono interni alla natura parlamentare del liberalismo e anche alla natura della democrazia parlamentare. Questa sostanzialmente è la mia. Quindi di fondo io sono d'accordo, cioè, ci sono gli stati e c'è fuori dagli stati c'è il capitale, ma
contro il capitale, cioè l'anticapitalismo. Ma l'anticapitalismo non è nazionale, non è nazionalista, non può essere nazionalista. Le forze di resistenza al capitale devono essere transnazionali per forza, perché è un'alleanza tra classi oppresse che non sono circoscritte a uno degli stati, ma sono presenti in tutti questi stati in cui vengono sfruttate ugualmente chi più chi meno, dipende dallo stato di diritto, dalla natura dei diritti, dalla Costituzione. Cioè, una Costituzione che riconosce il diritto del lavoro non è lo stesso una Costituzione che non lo riconosce, quindi ovviamente ci sono differenze interne. Però di fondo la tesi è che senza un'alleanza transnazionale di forze progressiste interne a tutti questi stati, che però riescano anche a comunicare fuori dagli stati, è vero che avremo solo al di fuori degli stati solo il capitale, ma secondo me ci potrebbe essere anche l'anticapitalismo, che va costruito, e va costruito con delle parole d'ordine, con un discorso morale, con un discorso di strategia politica. Quindi non sono in disaccordo sull'idea che gli stati contano, infatti la tesi di fondo è sostanzialmente proprio che gli stati politicamente sono molto importanti, e quindi per questo vanno per questo è importantissimo un discorso sull'egemonia interna agli stati. Però non possiamo limitarci a dire solo gli stati contano, perché poi ci troviamo nella difesa della comunità politica, che è una difesa sì dell'appartenenza, ma solo di alcune particolari forme di appartenenza. L'appartenenza è importante, ma l'appartenenza è importante a tutti i gruppi sociali, non solo l'appartenenza alla nazione. Lo Stato, la comunità, difende l'appartenenza a un certo tipo di considerazione, a un certo tipo di analisi, di interpretazione di che cosa sia un gruppo, contro tutte le altre. Quindi se noi vogliamo l'appartenenza, dobbiamo essere pluralisti su che cosa significa appartenere. Non possiamo dire solo l'appartenenza all'Italia conta, perché poi conta anche l'appartenenza a, non so, ai gruppi ai gay, conta l'appartenenza al movimento dei lavoratori. Ci sono tante forme di appartenenza, di membership, che sono tutte importanti, che sono importanti, alcune delle quali vengono, secondo me, limitate dall'appartenenza allo Stato-Nazione, che viene data priorità rispetto a tutte queste altre forme di appartenenza. Sì. C'erano un sacco di cose che volevo dire sull'intervento, ma adesso ce ne sono altre che non si riuscirà mai più a ritornare. Provo rapidamente a rispondere alle ultime cose dette, che faccio di seguire. Sulla questione dell'egemonia culturale sono d'accordissimo, sicuramente questo è un punto cruciale. Non so se ho parlato implicitamente dell'intervento della signora precedentemente, cioè quello che possiamo chiamare globalismo capitalista o visione egemonia liberale ha fagocitato, non ha fagocitato i poteri, ha fagocitato le menti, cioè ha fagocitato la capacità di pensare che ci sia aria al di fuori del sistema che noi conosciamo, che è un sistema anche molto recente. Cioè l'idea è fuori non c'è ossigeno, d'accordo? Ma non provateci proprio. Questo è un problema serissimo, indubbiamente, è un problema di lungo periodo, non credo affatto che sia un problema che possa essere scalfito in tempi molto brevi. Però l'egemonia culturale, e su questo ci tengo a, non ha nessuna ragione di essere cosmopolita. La chiave essenziale è il fatto di essere anticapitalista. Il cosmopolitismo può essere perfettamente capitalista, globalista o anticapitalista, antiglobalista. Possono essere entrambe le cose, non è quella la categoria giusta, è una categoria sbagliata. È una categoria che di per sé non è affatto anticapitalista, può esserlo, ma può anche non esserlo, spesso non lo è, per lo più non lo è, può orientare, per lo più non lo è. E quindi se vogliamo rovesciare in termini di egemonia culturale, il bersaglio, certo, il bersaglio è rendersi conto, comprendere chiaramente il meccanismo storico all'interno, distruttivo all'interno del quale siamo, comprendere i limiti e iniziare a lavorare per una via d'uscita, perché c'è aria anche fuori. Questo è per me un primo punto molto generale, ma importante. Sulla questione della dimensione sovranazionale, cioè la dimensione sovranazionale è importante. Vorrei anche far semplicemente notare che la dimensione sovranazionale non è stata inventata quando hanno, negli ultimi 50 anni di rinnovato cosmopolitismo di marca, peraltro liberale. Le alleanze internazionali sono esistite da quando i romani facevano i patti con, cioè sono sempre esistite. Okay, non c'è, da quando esistono stati esistono alleanze tra stati.
E queste alleanze tra stati, vorrei anche far notare, di fatto sono esattamente l'unica cosa che a tutt'oggi esiste. Cioè, quando noi guardiamo l'Unione Europea, quello che accade nell'Unione Europea sono alleanze contingenti tra stati che esercitano, poi creano delle lobby interne per deliberare, per portare avanti delle tesi, che sono tesi curate e sostenute da specifici stati rispetto ad altri stati. Questo soprattutto nelle zone dove ci pare la maggioranza, cioè in ambito legato alle operazioni della Banca Centrale, in altri casi serve l'unanimità, non si fa nulla. E quindi il punto chiave da capire è che certo che la dimensione internazionale è importante, l'internazionale socialista, però è una banalità ricordarlo, ma vale la pena di ricordarlo sempre, era internazionale, cioè era una, come dire, un raggruppamento di rappresentanze nazionali unificate da un medesimo ideale. E le due componenti però erano indispensabili, perché per avere una rappresentanza e anche una legittimità, tu vai là e parli non come cittadino del mondo, vai là e parli come cittadino ungherese, come cittadino italiano, come cittadino polacco, come cittadino... Questo era quello che succedeva, e venivano ascoltati in quel contesto perché rappresentavano i loro popoli e naturalmente le loro classi di appartenenza in quel contesto. Quindi questa è una legittimazione dal punto di vista democratico, poi voglio replicare subito, perché poi il terzo punto va in un'altra direzione. Sì, sì, prego, prego. Sì, no, sì, sì, sull'internazionale socialista, ma perché l'internazionale socialista è fallita? Perché la socialdemocrazia è diventata un progetto nazionale. No, perché? Perché la socialdemocrazia è diventata un progetto nazionale, il socialismo è diventato un progetto nazionale, e c'è stato uno sviluppo e un investimento culturale morale, tutto a livello dello sviluppo dello Stato nazionale, dello Stato di diritto, eccetera, eccetera, a discapito di un discorso alternativo di rivoluzione transnazionale. Infatti vince Bernstein e perde Rosa Luxemburg. Questa è, secondo me, se vogliamo riprovare a recuperare le radici, diciamo, radicali dell'egualitarismo, eccetera, eccetera, io dico sempre, ragazzi, il nazionalismo di Stato l'abbiamo provato, la socialdemocrazia di Stato l'abbiamo provato, proviamo qualcos'altro. Perché l'unica via, secondo me, che storicamente non è stata battuta, è quella di costruire un'alleanza transnazionale di opposizione al capitale. Non è vero che il capitale è fatto dagli Stati, il capitale è fatto dalle classi dirigenti all'interno degli Stati. E per rompere, diciamo, questa alleanza transnazionale di classi dirigenti basate sì all'interno degli Stati-nazione, ma che però si coordinano tra di loro nelle istituzioni nazionali, ci vuole un'alleanza transnazionale di classe che non vada tramite lo Stato-nazione. Cioè, secondo me, questo è il momento storico in cui ci troviamo. Se noi non capiamo questo, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, va benissimo, si faranno socialdemocrazia, poi cioè, ci sono elezioni, c'è una crisi, c'è un'interdipendenza finanziaria, siamo tutti di nuovo agli anni 90. Cioè, secondo me, se non proviamo un'altra cosa a livello culturale, di discorso politico, di Non so come la chiamerei, nel senso che quello che propone va benissimo. Io non lo chiamerei però Unione delle Repubbliche Cosmopolite, la chiamerei Unione delle Repubbliche Socialiste Europee. Ma quella per me non è, cioè, tu la vuoi chiamare come vuoi, cioè io non sono, a me non interessano i nomi, a me interessano i concetti. Ma non è una questione nominalista, la questione è proprio sostanziale, perché il problema è se riusciamo ad avere, come dire, se sostituiamo, mica ce l'ho con i fratelli europei, cioè, se riusciamo a sostituire magicamente, tanto magia per magia, proviamo pure questa, possiamo liberamente parlare prima di cena, come dire, lanciarci in utopie. Quindi se riusciamo a sostituire l'Unione Europea con la Unione delle Repubbliche Socialiste Europee, io firmo domani, va bene, quindi va benissimo, perché solo il problema è che, diciamo, non mi dovete far credere che il WTO difenderà i miei interessi, perché lì mi si incrina e fiegano. No, però aspetta, il discorso è questo, cioè, da Stato-Nazione uno è già limitato, no? Cioè, secondo me anche l'Inghilterra, no? io vengo da Londra, in cui siamo tutti presi dal movimento Corbyn, eccetera, però uno che ha studiato la storia sia del socialismo che della socialdemocrazia, a un certo punto si rende conto che alcuni sviluppi accadono non perché ci sono persone cattive, ma perché ci sono degli sviluppi strutturali che avanzano, fanno avanzare certi progetti e bloccano altri, no? Quindi in Inghilterra adesso tutto il discorso Jeremy Corbyn, socialismo,
attimo in Inghilterra, Momentum, eccetera, che va benissimo, per carità, cioè uno li sostiene e sono importantissimi, eccetera, però è anche importante, secondo me, rendersi conto dei limiti di questi progetti, che sono progetti all'interno dello Stato nazionale. Sarebbero limitati anche all'interno dell'Unione Europea, però voglio dire, Germania, Francia, Inghilterra è diversa da Inghilterra sola, no? Quindi anche a livello, e però per far avanzare progetti di questo tipo c'è bisogno di un cambiamento anche di discorso che arriva poi ai limiti del nazionalismo, sostanzialmente. Io non sono contro, infatti il progetto poi del libro è non di dire tutti i nazionalismi sono cattivi, eccetera, eccetera, ma di dire che un progetto di emancipazione sociale strumentale all'avanzata dell'egualitarismo globale va benissimo, va applaudito. Quando questo elemento manca tutto, e quindi tenetevi lo Stato, che diventa poi uno strumento sostanzialmente delle classi dirigenti che avanzano i loro interessi. Io mi lascerei la parola all'ultima, non lo replico così. Va bene. Proviamo a raccogliere le domande. Davvero che io non ho letto il libro, quindi non so se è un paragone che fa affronta. Mi sembra che la sua proposta di cosmopolitismo come giustificazione ideale, come portatore di una comunità transnazionale fondata su degli ideali morali e anticapitalisti, mi ricorda molto la proposta 68ina della contestazione, appunto lontana dallo Stato, contro lo Stato, anche Stato-Nazione, comunità ideale, normativa, però appunto osservazione storica, perché teorica il movimento del 68 è stato completamente fagocitato dal capitalismo, tutta la sua politica è stata resa funzionale e ha aperto i 40-50 anni di neoliberismo fino ad oggi. Rispondo? Sì, io sono d'accordo. E non è che non ci sia questo rischio, ovviamente, che di fagottamento anche di questo discorso. Il problema è che noi, secondo me, siamo in un momento di crisi ideologica, di crisi di visione anche delle sinistre, dei movimenti progressisti, eccetera, eccetera. E ci servono delle parole d'ordine. Le parole d'ordine possono essere o ritirarci allo Stato-Nazione, provare a resistere alle istituzioni neoliberali, capitaliste, eccetera, eccetera, rifacendoci a questa idea un po', secondo me, nostalgica della comunità, che poi in realtà è vero che la comunità è stata strumento di emancipazione, ma è stata anche strumento di dominio, di esclusione, dei neri, delle persone degli omosessuali, delle donne, insomma, c'è questo, diciamo, resoconto progressista della comunità, ma allo stesso tempo del resoconto progressista c'è anche un discorso di esclusione, che chi difende poi la storia della Repubblica, del patriottismo, eccetera, non viene fuori, appunto. E secondo me, oppure c'è la possibilità di dire: guardate, abbiamo un altro progetto, c'è un altro modo di concepire rapporti tra le persone, che necessita il superamento del capitalismo, ma necessita anche di un'alleanza transnazionale politica che ci permetta di fare blocco comune di fronte a queste forze. Quindi io, diciamo, in un certo senso lo vedo il parallelo con il 68, poi non è che conosco benissimo la storia dei movimenti del 68. Io direi che il problema anche nel 68 è che il discorso è stato puramente intellettuale, e che se il discorso rimane solo a livello puramente intellettuale e non diventa un discorso di agire politico, di cambiamento delle forme di subordinazione, di lotta all'interno appunto delle istanze di oppressione dei lavoratori, dei precari, dei migranti, eccetera, poi rimane puramente il discorso intellettuale. Quindi la teoria di fondo è appunto che poi appunto la tesi che cerco di sviluppare nel libro, che è la teoria politica attivista, che non deve limitarsi ad articolare un discorso intellettuale su che cosa dobbiamo fare, ma anche cercare di capire in quali istanze di protesta, di opposizione al movimento, alle forze di potere esistenti, si può radicare un simile discorso. Quindi c'è alla fine poi un discorso abbastanza gramsciano, no? Di intellettuale che cerca di capire dove sono le istanze sia progressiste che regressiste nella società, dov'è che c'è, dove si muovono le cose, dove c'è insoddisfazione con lo Stato esistente, e cerca però di reinterpretare queste istanze di contestazione e di dargli anche un contenuto
appunto più progressista di emancipazione sociale. Quindi secondo me il parallelo con il 68 c'è ed è un rischio se rimane soltanto a livello di discorso intellettuale, delle elite, degli studenti, di chi è già convinto. Diventa però meno, secondo me, quello più andiamo nella direzione di cercare di radicare questo nei movimenti dal basso di, appunto, di lavoratori, nei luoghi del lavoro, nei migranti, nei precari, nei porti di ricezione dei rifugiati, cioè nei certi di detenzione, eccetera. No, perché allora secondo me il patriottismo semina i semi dell'esclusione, cioè pianta i semi dell'esclusione. Il patriottismo, il comunitarismo è in un certo senso esclusivo. È vero che c'è questa domanda, diciamo, di giustificazione universale di tutte le comunità, però appunto di comunità costituite in un certo modo a discapito delle altre. Invece il cosmopolismo non è esclusivo, è inclusivo. E quindi l'etica di fondo, la filosofia morale che lo definisce, è una filosofia morale di tipo inclusivo, che poi diventa particolare quando viene messa a fini di sviluppo di un progetto particolare politico. E questa cosa qua, secondo me, non è stata provata. I movimenti sono sempre stati, mi vengono le parole in inglese, sono sempre stati caratterizzati da un orientamento alla comunità, ma alla comunità vista come, appunto, come lo Stato di diritto, la Costituzione, la Repubblica, eccetera, eccetera. Non c'è stato questo orientamento a una forma, a un assetto sia politico che economico che istituzionale che non sia esclusivo per definizione, che non vada attraverso la definizione dello Stato, della difesa di questo Stato astratto, diciamo, di diritto. Veramente brevemente. Allora, io ti ho dato ragione sul fatto che nel patriottismo c'è un rischio nazionalista, eccetera, però non esageriamo, nel senso che dire che il patriottismo di per sé abbia una matrice esclusiva, eccetera, così. Ora, questa cosa qua obiettivamente non è vera. Cioè, obiettivamente dal punto di vista storico, i movimenti patriottici degli anni 50-60 di matrice socialista, da Cuba a tutte le rivoluzioni dei processi di colonizzazione, sono state supporto, mutuo supporto tra Stati e Nazione, alimentati da un'ideologia naturalmente. Certo, c'è un'ideologia comune di tipo socialista, però il ruolo che ha avuto Cuba rispetto ad altri Stati di matrice di ispirazione socialista per tantissimi anni rispetto all'America del Sud, all'America Latina, è stato molto forte, ed è un rapporto di collaborazione. I medici cubani, che erano notoriamente considerati i migliori a Cuba, hanno sempre curato gratuitamente tutti i casi rispetto ai loro fratelli negli altri paesi. Diciamo, l'idea che il patriottismo sia immediatamente da dipingere come una forma di associando allo sciovinismo, eccetera, no. Cosa lì ha un nome specifico, si chiama nazionalismo, ed è distinta dal fatto che il nazionalista ritiene che la sua nazione sia non semplicemente abbia un'identità propria, ma sia superiore alle altre. Questa è la caratteristica tipica del nazionalismo. Il patriottismo non ha bisogno di questa componente. Poi, che storicamente si possa scivolare da uno all'altro, questo possiamo certamente provarci. E sulla questione che è costantemente correlata delle comunità, che era l'ultima cosa che prima non avevo detto, tu fai riferimento più volte, non so che naturalmente non è una cosa che ricorre all'idea, vabbè, ci sono le comunità nazionali, però ci sono altre comunità, la comunità dei gay, la comunità del... Attenzione, quando usiamo il termine comunità in questo modo, commettiamo di nuovo un errore categoriale, cioè non è che la comunità della nazione italiana, oppure la comunità, se vogliamo, anche dei cittadini di Milano Trieste, d'accordo, che in realtà conosco, siano equiparabili alla comunità dei interisti o degli amanti del sassofono o dei rocchettari, noi possiamo chiamarli comunità. Ma non è che siano comunità nello stesso senso, sono comunità in sensi radicalmente diversi, radicalmente diversi. Un conto sono le comunità che hanno una struttura istituzionale della rappresentanza, una capacità di autodecisione, autodeliberazione, di gestire
servizi comuni, di gestire attività economiche comuni. Questo è tipico delle entità di carattere politico e solo delle comunità di carattere politico. Tutte le altre cose, gruppi di interesse, lobby, enclave culturali interessantissime, stimabilissime, sono un'altra cosa e dal punto di vista storico hanno sempre fallito al 99%, al 100%, cioè il caso del 68 da questo punto di vista giustamente è un caso esemplare, cioè lì abbiamo una struttura che ha enormi ambizioni dal punto di vista della palingenesi culturale, della palingenesi economica, eccetera, ma che rifiuta radicalmente di identificarsi con tutti i corpi politici disponibili, si rifiuta di identificarsi con lo Stato, rifiuta di identificarsi con i partiti, rifiuta di identificarsi con i sindacati. Questa è la storia del 68 e quella storia finisce in un bagno di sangue dal punto di vista morale, d'accordo? Cioè finisce in una situazione che molto rapidamente porta tutti i rappresentanti o quasi tutti i rappresentanti di quella brillante stagione a ritrovarsi nelle fila simpatiche di quelli che fino all'altro giorno erano dall'altra parte della barricata, cioè a nutrire le schiere, non so, come Vendì o a nutrire le schiere di quelli che precedentemente aborrivano. E se parliamo del movimento global, altro momento a caso, è la stessa identica cosa. Abbiamo un movimento che parte con delle ambizioni perfettamente condivisibili, parte dal basso e con l'idea però di non identificarsi assolutamente con incarnazioni politiche, perché la politica è sporca, di non incarnarsi in strutture statali pesanti, oppressive, eccetera. Cosa fa? Essenzialmente fanno delle grandi simpatiche rimpatriate, qui prendono un po' di legnate, dopodiché sono tutti esattamente come prima, non è cambiato niente. Il globalismo è vivo e vegeto, i no global sono storia. Allora, non facciamo i confronti tra i bagni di sangue, perché tra il 68 e il nazionalismo non so chi vince. Però a livello di comunità politica, secondo me la comunità politica è un mito che convince chi ci crede. Non esiste la comunità politica, esistono le classi dirigenti e le classi oppresse. Nel capitalismo uno cerca di sfruttare l'altro e l'altro fa resistenza. Questa è la comunità politica, è antagonismo, è conflitto. Quando noi diciamo c'è la comunità politica, che non è la stessa cosa che del club Inter, eccetera, eccetera, praticamente ci beviamo un'ideologia delle classi dominanti di associazione a questa comunità politica, che poi non esiste perché non funziona per nessuno, perché rende solo, perché produce solo vittima, e ci associamo e identifichiamo la comunità politica con le classi dirigenti che sono al potere. Io dico, invece di fare questo, cerchiamo di distinguere tra i vari movimenti politici, che come dici tu giustamente c'è la politica all'interno dello Stato, ci sono movimenti che sono a favore di determinati obiettivi e movimenti che sono contro. Distinguiamo tra questi movimenti e cerchiamo di costruire alleanze tra questi movimenti che vanno oltre a questa identificazione con la comunità politica. Secondo me la comunità politica è un mito, non esiste, non è mai esistita. Non c'è, ci sono solo rapporti di forze quando le cose vanno bene, quando il mercato permette, oppure quando c'è un movimento di protesta, di resistenza che è abbastanza forte, allora la comunità politica diventa più progressista. Quando non c'è, la comunità politica diventa reazionaria, regressiva, di esclusione, eccetera. Cioè, questa è la comunità politica, è un contenitore vuoto. E dove c'è una bilancia di rapporti di forza politici su cui bisogna poi interrogarsi, su quale bisogna interrogarsi. Ma che senso ha stare lì a dire la politica, la comunità politica, non attenzione, non distinguiamo? È la stessa cosa della squadra di calcio. Chi vi convince che la comunità politica è altro dalla squadra di calcio ha già vinto. Benissimo la conclusione. Allora, io credo che come sottosopra ci impegniamo sempre, ci imbarcamiamo in questi grandi progetti, cioè fare dibattere posizioni a volte anche radicalmente opposte, soprattutto su temi scottanti. Domenica si vota per le elezioni europee, quindi il tema sul tavolo non era stato messo a caso. Si è parlato per esempio anche di un altro tema caldissimo, quello delle vaccinazioni, portando posizioni radicalmente diverse. Non ci sarà una sintesi contenutistica, non si pensava di scendere in cantina oggi e uscire con una bandierone e andiamo scoperto tutto. C'è una sintesi che credo formale.
cioè se si fuori si fa capoccia contro capoccia su queste tematiche, qui almeno un po' di argomentazione si è espressa, perché le passioni sono viste anche qui, però è bello esprimerle con argomentazioni che producano confronto e sintesi. Quindi speriamo un passo di averlo fatto tutti insieme e riuscire un attimo, forse con le idee più chiare, con le diverse, un po' diverse, con delle sollecitazioni diverse da quelle di prima. Come sorso facciamo questo e speriamo che la sera stessa sera sia stata utile a tutti, per me è stato, spero anche per voi. Grazie mille. Nonostante mi nutra usualmente